Partita tranquilla, a tratti anche piacevole a San Siro tra Milan e l'Ane Rossi Vicenza. 1-0 il risultato in favore dei milanisti. Tutte e due le squadre hanno avuto qualche spunto brillante, con maggiore prevalenza del Milan, che voleva ovviamente concludere la sua stagione con un successo che attenuasse un po' l'amarezza per la sua mancata partecipazione alla lotta per lo scudetto. Ricordiamo però che in questa stessa stagione il Milan ha portato in Italia quella Coppa Intercontinentale che equivale al titolo mondiale di club. Tornando alla partita di oggi, da sottolineare una certa agilità di manovra da parte di entrambe le squadre e la buona prova fornita dal giovane vicentino Damiani, un'ala destra assai ficcante. Tutto sommato i maggiori pericoli per la difesa milanista sono venuti proprio da lui. La partita, dopo un primo tempo a reti inviolate, si è decisa al 19° della ripresa, quando Calosi, dopo uno scivolone in aria, colpiva con una mano il pallone. L'arbitro assegnava al Milan il calcio di rigore, che Rivera trasformava, spiazzando il portiere vicentino. Milan 1, Lanerossi Vicenza 0.